Buonasera, buonasera agli amici Gianni Colaccione e Riccardo Cristiano che con me parleranno di questa tendenza o di queste tendenze che ho riscontrato nei titoli delle ricette della guida Michelin, la guida rossa. Ho fatto un estratto di questi titoli, ci sono appunto vari aspetti, ne citeremo alcuni. E ho passato questo elenco agli amici della redazione e abbiamo deciso di parlarne assieme un po' di questa cosa. Non è una cosa serissima, è più una cosa divertente. Faccio appena qualche accenno a queste modalità che non sono uniformi. Ci sono come dire, delle sovrapposizioni, degli spostamenti nei modi consueti di scrivere un titolo, non siamo ancora a discutere della ricetta e non citiamo, parliamo solo delle ricette perché parliamo di una tendenza e non sono citati, a parte quelli che saranno in condizione di riconoscerlo, i ristoranti a cui fanno riferimento queste ricette. Diciamo che troviamo, che ne so, spezzatino di pesce, troviamo negativo di carbonara, troviamo racconti come Ops, mi è caduta la crostata al limone. Un cappuccino di seppia nero, i ravioli ripieni con liquido, ragù di zuppa, tante cose geometriche, cubetti, cupole, sfere, cilindri, e poi queste formulazioni, pizza al contrario, addirittura spaghetti all'italiana, neve di foie gras, vitello al cubo, insomma, sono varie. Anche cose che sembrano appunto solo, che ne so, titoli per un romanzo, scampagnata, chissà cos'è, un antipasto, un primo piatto, un pesce, una carne. E poi appunto altre cose così, momento abruzzese, anche questo non sappiamo dirvi. Poi sempre la questione del disegno, della geometria di una cosa, bottoni di rapa, altro romanzo, travolta da un insolito destino, non sappiamo se sia un dolce, un pesce, eccetera, e poi anche cose proprio che non sono riuscito a decifrare. Una l'ho decifrata, il gruet di cacao, che non è francese neanche, sembra un modo per dire un tritello della buccia della fava per fare il cacao, ma il maché di patate, non ho capito da dove venga. E poi abbiamo, ma che, con l'accento Ma sulla che è E. proprio, ma no, noi ci stavamo domandando, ma che è? Proprio che cos'è? Nel senso, ma che Ma che, anche non ha messo esatto. l'apostrofo, ma è già una decifrazione, mi va anche bene. Io Esatto. proprio ho scritto che è indecifrabile per me. E poi tutte queste controtendenze, no? Che la cipolla è bruciata, il pomodoro è bruciato e sembra un vanto. Voilà, concludo appena sta breve con tiramisù di baccalà, complimenti, cannolo di baccalà, declinazione di baccalà, che è più sobrio ancora, e si va, che ne so, a tagliolini in due cotture. Già un tagliolino si cuoce in 2 minuti, chissà che cosa riesce a fare questo mostro. Amatriciana di scampi, che magari è anche una cosa, però detta così, chissà cos'è. E per finire proprio con l'ultima ricetta che abbiamo reperito è la capasanta tandoori che è fatta presumibilmente con il forno indiano per fare tutte le cose tandoori, che è servita con insalata liquida, eccezionale, Ah. cioè, vale il viaggio. Vabbè, ecco, Com'è questa questo insalata appena. liquida? Io vorrei. Me Allora, lo domando com'è lì, cioè, ma si beve con la cannuccia l'insalata liquida? Perché non me lo spiego come si possa bere, o con il cucchiaio, non so a questo punto. La mia prima domanda è, ancora prima di arrivare lì, Riccardo, e di verificare come berla, è che siamo a un livello di ristorazione che i prezzi, no, non sono proprio alla portata di tante tasche. E quindi penso che i viaggi per verifiche saranno rarissimi, no? Le occasioni di andare in questi ristoranti. Non ho proprio idea. Potrebbe essere che cosa? Che la frulla, un frullato di insalata perché è un'insalata particolare, ma non dice nemmeno quale, perché se è l'insalata da condire, è chiaro che con un po' di acqua e a mixer
non hanno fatto una gran cosa, quindi sarà un'altra cosa, chissà. Giancarlo, io volevo farti una domanda, sì, che secondo me è attinente a quello che hai detto poco fa, perché alle volte sembra, almeno quello che stai leggendo tu, che le ricette siano un po' paragonabili alla moda, in quanto sono fatte ad arte più che altro per stupire che non per saziare o soddisfare il palato. Quindi secondo te è possibile questo parallelismo tra moda e cucina? Sì, c'è qualcosa dello stesso funzionamento. È dato come una, come dire, alcuni elementi della moda sono dati come status symbol per riconoscersi a un certo livello della stratificazione sociale, e qui diventa anche qualcosa che scimmiotta un codice per giocare questa coappartenenza a quello strato che accede a questo livello di ristorazione. Io penso che le ricette per la quasi totalità siano eccellenti, non penso che poi la ricetta come gusto sia un bidone, anche se alcune, è chiaro che le fettuccine con pomodori bruciati non sono le fettuccine con pomodori bruciati che possiamo fare a casa per sbaglio e le buttiamo via, ci sarà la sua ragione per cui le chiama così eccetera, però questa tendenza è modaiola, sì, e infatti sono quelli più attenti ai tic linguistici, no? Vengono creati così. Un solo riferimento: anni fa, quando divenne famoso Adrià, questo cuoco spagnolo, la sua cucina veniva chiamata cucina destrutturata. Ora, la destrutturazione è qualche cosa che viene dal post-strutturalismo, dalla filosofia, eccetera, per cui e chi legge alcune cose che alla questione che la sua cucina era destrutturata si poteva capire qualcosa. La cosa più destrutturata che ha fatto fu un minestrone che era un mosaico di verdurine su un piatto e poi conversato in brodo dentro, erano delle cose così. È considerato, più volte è stato considerato il miglior cuoco del mondo, tra l'altro, questo Ferran Adrià. Ecco, qui ancora no, viene utilizzato il termine destrutturato, mi pare che cos'è una carbonara, adesso non siamo in condizione ogni volta di scorrere tutta la lista, però c'è sì una carbonara destrutturata, una roba simile, non lo becco al volo. Sì, la carbonara destrutturata, esatto. E quello che mi ha sorpreso e quello che vi pongo l'attenzione è questo tentativo di sfidare linguisticamente quella che è, per dire così, la realtà delle cose. Cioè, se noi facciamo un fagiano o un formaggio con il miele, la vaniglia, eccetera, non stiamo facendo però il negativo di fagiano, il fagiano al cubo, il fagiano destrutturato, è proprio un tic linguistico quello che viene da una certa, non è neanche ideologia quella, una mentalità di un settore della gastronomia, perché questa questione non riguarda, mi pare, la guida Michelin, nel senso che la guida Michelin, una volta accertati i requisiti, se tutto funziona bene, perché si continua a parlare che alcuni queste stelle se le guadagnano in modo non onesto, ma là nel caso dove la qualità è accertata da tante testimonianze, rimane semplicemente questo aspetto di modaiolo, come l'ho chiamato, di parlare di propri piatti, insomma. Però dovrebbe, secondo le regole del marketing e quelle pubblicitarie, dovrebbe funzionare, se no perché io si darebbe così? Su questa cosa volevo dire una cosa, cioè generalmente quando si presentano dei menù, poi insomma una guida Michelin è anche prestigiosa, io che io sappia, insomma, proprio per marketing si punta anche un pochino all'aspetto psicologico, che dovrebbe essere, diciamo, dovrebbe far scaturire dalla presentazione una
qualcosa che invogli un pochino, no? Attraverso una presentazione con una terminologia che invogli il buon gustaio. Poi dopo chiaramente verrà anche magari il critico, però insomma, quando uno legge, che ne so, delle cose che puntano sul bruciato, la cipolla bruciata, o l'aglio nero, o il barattolo di zuppa inglese, voglio dire, anche psicologicamente non è che poi insomma fa venire un grande, non evoca almeno a me una sensazione positiva. Può venire quasi una sorta di, sì, di curiosità quasi un po' voyeuristica, tra virgolette, di andare un po' a vedere di che si tratta, però come tu ci dici, insomma, sono anche delle ricette, sicuramente dei ristoranti, che non sono alla portata di tutti. Quindi voglio dire, se lo scopo finale, che è un po' quello dell'accoglienza, del servizio, quello della ristorazione, no? Insomma, il servizio al cliente, che possa essere di passaggio, possa essere appunto una persona che torna, mi sembra che poi un po' si buca con questa presentazione, un po' lo scopo ultimo, perché insomma anche la presentazione evoca spesso delle sensazioni un po' negative, ecco. Poi no, puntare soltanto sulla curiosità, un po' proprio sull'effetto traumatico di un nome che ti fa venire alla mente una cosa opposta, insomma, lì veramente mi sembra un po' un azzardo, a meno che poi non abbiano così tanti clienti che un po' di questo aspetto se ne infischiano. Ma insomma, la meringa bruciata, non fa venire in mente una cosa. È chiaro che non è buona. Bruciata, tra l'altro, è chiaro? Sì, una meringa, tanto per dirlo, visto che sono quello del mestiere, una meringa, se viene fiammeggiata con un cannello a gas, lo stesso che si usa nei camping, eccetera, che usano i salvatori a stagno, diventa marroncina. Cioè, questo bruciato, tra l'altro, viene da una pessima traduzione della crème brûlée. Brûlée in francese è bruciato, però il brûlée in francese suona in un altro modo. Bruciato in italiano suona in un altro modo. Bruciato in italiano è proprio messo male. Quindi tradurre con crema bruciata, a questo punto, visto che si tratta di una crema brûlée, converrebbe lasciarlo in francese, come qua e là è ancora rispettata qualche parola in francese qui dentro queste ricette. E più la crema che è dorata, se vogliamo, la crema brûlée in italiano, se devo dargli il suo onore, super dorata, iper dorata, eccetera. Giancarlo, poi ti posso fare una domanda sempre attinente a questa lista. Ci sono delle stelle, presumo, sulle ricette o sui ristoranti che creano queste ricette? Sono tutte ricette di ristoranti stellati, queste. Ecco, tutte. Allora io mi domando, no, perché io mi sono andato a spulciare questo pomeriggio la lista divisa per regione dei ristoranti cosiddetti stellati. E siccome io sono calabrese, ho visto che sono soltanto 4 i ristoranti stellati della guida Michelin, e tra l'altro io vorrei sapere in base a che cosa, perché allora più è strana la ricetta e più danno le stelle, oppure allora, le stelle li stanno girando intorno a chi dà queste stelle. Allora, non sono, noi rimaniamo nell'ambito della legalità. Io nella mia esperienza di chef di cucina e di cliente di vari ristoranti a spasso per il mondo, per mia fortuna in alcuni ristoranti stellati ci sono andato, anche 2 anni fa quando sono stato a Gothenburg sono stato in alcuni ristoranti stellati, in 3 su 4, cioè, sono 4 ristoranti con la stella Michelin a Gothenburg, che è la seconda città della Svezia. Ebbene, ho visto anche ristoranti che non se la meritavano proprio, e allora lì c'è da chiedersi com'è che funziona. Noi lasciamo perdere questo male funzionamento e andiamo a quella che è la struttura reale e che penso che comunque che per la quasi totalità insomma sia rispettata, non è la totalità secondo me. Allora, mi pare, ma non sono erudito della questione, che le regole siano 2. Le regole è la stella è data per la cucina e non per il ristorante.
per cui il ristorante può essere con 8 camerieri per un tavolo, grande servizio, super bagni, bagni per tutte le categorie sociali, eccetera, 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 dipinti del Raffaello, eccetera, e lì danno 1, 2, 3, 4, 5, 6 forchette, 10 forchette, eccetera. Ecco, la cucina è da, la stella è data per la qualità della cucina, quindi è indipendente da questo. Poi non è vero che è indipendente, nel senso che se un ristorante fa una cucina da una stella Michelin, per dire così, se si può dire, e ha il bagno troppo piccolo, non ha il bagno per gli handicappati, eccetera, giustamente questa stella non gli è data. Quindi c'è tutta una serie di criteri che va rispettata. Se la cucina vale una stella e c'è solo il cuoco in cucina e la moglie in sala che lavora per 50 e scolazzano tutti, nonostante immagino benissimo, non verrà data ancora una volta la stella Michelin a queste strutture. Tuttavia è una stella che premia la qualità, e poi c'è che, e questo è il gioco che fa la Michelin anche, che chi compra la guida ha una busta dove può scrivere dentro, non so se il ristorante, se vale per un ristorante o per una serie, questo non lo so, l'ho presa anch'io qualche volta, non l'ho mai usata, e le prendevo soprattutto quando ero in Francia. In Italia è perché me la sono trovata nel ristorante, la guida presa dal titolare, che l'ho consultata quest'anno, se no solitamente né la compro né la consulto, e è per quello che ero così sorpreso da questa nuova linguistica per me. E quindi il numero delle segnalazioni fatte per ogni ristorante vale nel gioco della qualifica. Poi loro hanno, e penso che lì il potere è più forte, quindi hanno le segnalazioni, eccetera, e hanno gli ispettori. Gli ispettori sì. Sono di quel ceto che va a mangiare in questi ristoranti, cioè diventano consulenti, penso, il notaio, l'architetto, l'ingegnere, che vanno spesso in questo tipo di ristoranti. Diventano accreditati, eccetera, e poi su ciascuno sarà da vedere quanto è reale o quanto è lui che si lascia prendere, insomma. Perché pur essendo ceti agiati, insomma, con una bottiglia di Barolo o con il pranzo gratis, uno fa dei grandi regali quando parla. Ma non è di questo la questione. Quindi la qualità è una qualità, e poi che cos'è questo? Allora, si può prendere una stella Michelin, che bisognerebbe discutere però di questa questione, cioè io non sono per i sistemi di valutazione sociale, occorre riportarla a quello che era all'inizio. La fabbrica di pneumatici aveva tutta sta gente che andava a destra e a sinistra, i pneumatici vanno con quel che gira, vanno con coloro che vanno in macchina, e hanno cominciato a fare una guida per loro, e dopo è esplosa, è diventato quello che è esplosa. C'è gente che si è suicidata perché ha perso una stella Michelin. C'era un grandissimo cuoco franco-svizzero che si è suicidato quando aveva 3 stelle Michelin e gliene hanno tolta una. Quindi ha tutto un altro tessuto questo. Però torniamo a questa stella, 2 stelle, 3 stelle Michelin. La qualità del prodotto, la qualità di esecuzione, si può averla sia tradizionalmente che per nuova cucina, o cucina creativa o ideativa, eccetera. E per fare questa cucina occorre un certo numero di persone, sia in cucina che in sala, e questo ecco perché porta sui prezzi, perché in effetti non fai una cucina da una stella Michelin in due, anche se qualcuno ci ha anche provato, mi sa. Giancarlo, scusa, ma è anche una questione di presentazione poi del piatto, perché credo che magari alle volte non è soltanto quello che tu vai a mangiare, ma è come viene servito, il locale, il contesto, il piatto, non lo so, lo stile, per così dire. Sì, un sociologo direbbe che occorre che il ristorante sia un po' imborghesito, no? Cioè è fatto per un certo tipo di clientela, quindi insomma i piatti devono essere di un certo tipo. Sicuramente oggi si può variare molto, per cui uno può anche usare piatti giapponesi, no? Rettangolari, triangolari e tutto quel che c'è a disposizione. E tuttavia sono sempre oggetti di pregio che vengono presi.
e citiamo alcuni grandi lungo la storia. Gualtiero Marchesi nel suo ristorante aveva moltissime opere di artisti che andavano a mangiare lì, aveva molte opere di Bai, Bai gli ha scritto alcuni menù, eccetera. Poi c'è questa questione che fa parte di questo modo di scrivere le ricette. Poi c'è un'altra legge, e su questo che io vi interrogo, se avete queste sensazioni, cioè come i buoni libri, no? Vengono pubblicati tantissimi pessimi libri che hanno successo, e per fortuna ci sono dei libri eccellenti che hanno successo. Quando si arriva al libro non eccellente di successo, le regole del successo non sono quelle della qualità del prodotto. Stessa cosa per la cucina. A un certo livello le conoscenze, la trama, la relazione, il seguire una di queste mode. Qua abbiamo captato una moda: scrivere da antifilosofo. In questo momento il grande cuoco divino è quello che si permette quello che gli altri sbagliano clamorosamente, no? Gli altri bruciano, eccetera, no? E tu non riesci a far la neve, che poi sarà un altro nome per una spuma, per una schiuma, per una mousse, eccetera, e loro addirittura te la fanno croccante. Se tu bruci la meringa perdi il posto di lavoro, loro vendono la meringa croccante. Io lo dico con estrema ironia questo, no? Poi abbiamo l'effetto inverso, tanti ristoranti buoni e critici gastronomici di grandi giornali che vanno a spasso. L'anno scorso uno di questi critici, una delle grandi signore della critica, no? Scrisse un messaggino: ma dove si può mangiare una crostata vera? Il che vuol dire che c'è da pedalare anche nei buoni ristoranti per trovare una vera frolla, una marmellata, cioè non è niente, non faccio pubblicità, è così che si fa una crostata, quindi uno si fa la pasta frolla e si fa sta marmellata, tira su sta pasta frolla che non è niente, sicuramente il giorno che è fatta è una bomba. Il ristorante, posso dire una cosa, Giancarlo? Io il più buon tiramisù l'ho mangiato in una bettola, cioè devo dire la verità, tutti gli altri locali belli, cioè si mangiava benissimo tutto il resto, però poi ti davano il tiramisù comprato o il tiramisù di marca. Invece il tiramisù più buono era fatto in casa dalla signora, che sicuramente era una nonna probabilmente, ed era veramente masaporito, buono, e mi è rimasto allora, qua. Mi fa piacere che mi porti sul tuo discorso. Una cosa bella è questa, in altro modo, in tutt'altra formulazione, non sociologica, non psicologica, non psicanalitica, non antropologica. Che cos'è, se possiamo ancora tenerla, una cucina 3 stelle addirittura? Non è errato. Allora, non è la logica al rovescio per cui tutti i grandi chef fanno una cucina che dicono eccellentissima e non lo è, e invece la sua rapina ti ha fatto il tiramisù migliore del mondo. È esatta la questione, ovvero: qual è il criterio della cucina 3 stelle? È il criterio che le cose sono fatte, ma dovremmo dire il più possibile, perché io sono andato in ristoranti stellati dove la carne era stata scongelata, perché ciascuno lo fa, perché era stata scongelata? Perché ci sono andato il giorno della riapertura, e evidentemente aveva delle cose che aveva congelato prima di chiudere, per quei 15 giorni di ferie, eccetera. Vabbè, per non parlare poi degli errori, ma questo allora... l'analisi di alcuni cuochi di alcuni ristoranti stellati in cui sono stato, italiani, alcuni nel bene, altri diciamo nella gnosi, nel male, meriterebbero una piccola trasmissione. Ma veniamo alle ragioni di perché quel tiramisù era eccezionale. Quel tiramisù era eccezionale perché era stato fatto quel giorno lì. Poi sicuramente può essere ancora più eccezionale se la signora, al posto di comprare i biscotti, se li fa come faccio anch'io, è ancora più eccezionale, eccetera. Però un tiramisù che è fatto su quel momento lì, ha appena rappreso in frigo, è diventato freschetto alla temperatura giusta, c'è caduto Giancarlo, secondo me qui lo stanno boicottando quelli della guida Michelin classico, gli hanno levato la stella, gli hanno dato pure la linea sicuramente. Gianni, tu invece, da neofita e sicuramente da buon gustaio, direi io, cosa ne pensi?
Ma io penso, leggendo questi titoli, ci sono un pochino delle, diciamo, delle tendenze psicologiche contrastanti, perché dal nuovismo totale, che può essere il carosello ai cioccolati, per esempio, poi ci sono dei tentativi di rievocare sensazioni antiche, come per esempio le vie della transumanza, no? Allora questa cosa è un po' di antico, di genuino, però lasciano poi chi legge nella completa ignoranza di ciò che voglia dire le vie della transumanza, cioè che cos'è sta via della transumanza, un primo, un secondo, un contorno, non lo so. E quindi insomma ci stanno delle tendenze contrastanti, perché non il refren del recupero dell'antico come sinonimo di buono e di genuino è una tentazione evidentemente che continua. Però ecco, poi per esempio ci sono il momento abruzzese dei nomi di ricette che lasciano completamente nell'ignoranza di poter capire di che cosa si tratta, insomma. E, ecco, io ritorno al discorso, insomma, una persona che legge questo menù dice: ma perché io vado lì e mangio che cosa? A me piace. Magari il momento abruzzese potrebbe essere una cosa che a me, ammesso che io abbia i soldi per poter andare in questi posti, è una pietanza che a me piacerebbe molto, però leggo momento abruzzese, non capisco che cos'è e magari non ci vado. Quindi è tutto lasciato veramente alla pura curiosità. Anche i microvegetali, che cosa sono sti microvegetali? È veramente, diciamo, individuo, è un po' di classe, ecco, perché è questo tipo di presentazione, nel senso che proprio la persona che ha molti soldi e che non si pone il problema di andare in un posto, pagare molto e poter restare deluso, perché va in qualche modo al buio a mangiare, al buio nel senso senza sapere di che si tratta, non gliene importa niente, ecco, si rivolge un po' a questo tipo di, diciamo, di potenziale cliente, perché poi altri che vorrebbero sapere cosa vanno a ordinare, in gran parte con queste ricette restano veramente all'oscuro. Per le consistenze d'estate, che cosa sono? Non lo so. Anche perché io credo che poi quando tu vai in un locale, vuoi sperimentare, ti può capitare che magari vai al ristorante cinese, vai al ristorante dove siamo stati a Roma l'altra volta, forse l'anno scorso, a quel ristorante dove c'è tutte quelle cremine, al messicano, vai per sperimentare, anche è bello sperimentare. Poi deve essere sempre qualcosa che sicuramente affascina, però ti deve anche piacere, perché poi non ci ritorni. Cioè, magari sei curioso una volta, lo assaggi, poi però non ci ritorni più. Quindi potrebbero essere delle mode. Alla fine poi ci andiamo a mangiare il carciofo alla romana, il bucatino alla matriciana che non tramontano mai. Magari io ho il sospetto, visto che insomma, per carità, gli inventori esistono e sono una benemerita categoria umana che ha portato avanti l'umanità nella sua evoluzione e così via, ma insomma che tutti quanti questi autori di questi nomi, e perlomeno di queste ricette, questi gourmet, siano tutti inventori di qualcosa di nuovo, sinceramente io ho dei dubbi. Più che altro sospetto che dietro a questa spesso dietro a questi nomi così altisonanti e apparentemente di cose ignote, nuove, sconosciute, poi alla fine insomma si nascondano dei piatti che magari vengono dati per nuovi, per qualcosa di rivoluzionario, e poi in definitiva ci sta magari il nome o magari un'aggiunta di una piccola coreografia dentro al piatto di nuovo e nulla di più. Quindi insomma diventa anche alla fine quasi un modo per aggirare un'assenza di, non dico di fantasia, che poi oltre un certo limite è anche impossibile, perché non è che si può sempre inventare qualcosa di nuovo, insomma. Ma guarda, io aspettavo che ritornasse Giancarlo per parlargli di una cosa che avevo ricercato su internet, sempre inerente alla cucina. Te l'accenno perché è molto interessante, che è la cucina molecolare. Cinque ricette di cucina molecolare per stupire gli ospiti. E la cucina molecolare dici che è un tipo di gastronomia che vuole trasformare la cucina vera e propria derivata dalla scienza. Quindi si parla degli alimenti durante la loro preparazione, ed è una cosa che è nata negli anni 80 e che comunque è continuata
ad andare avanti nel corso degli anni, e sta prendendo piede. Sarebbe carino a questo punto, nella guida Michelin, vedere anche le ricette di cucina molecolare, come vengono, diciamo, strutturati i cibi, cucinati i cibi, i trattamenti che fanno i cibi. Immagini una cucina totalmente trasparente, dove vedi magari il pezzo di il pesce che cade a terra viene raccolto, vabbè, quello no, però una cucina totalmente trasparente sarebbe... Ma io ho visto che ci sono alcuni posti in cui le cucine sono coperte soltanto da pareti di vetro. Sì, esattamente, ed è interessante anche perché il vedere la preparazione delle pietanze, a parte ci può essere interesse perché poi insomma giustamente uno le mangia, vede anche come, però è anche interessante vedere il cuoco come si muove in cucina, perché c'è molto anche da imparare. Poi magari qualcuno pensa di emularlo all'interno delle proprie pareti domestiche, però insomma sì, essendo anche quella un'arte, una cosa creativa, quindi un'arte vera e propria in certi livelli, vedere insomma degli artisti che stanno creando qualcosa è interessante sicuramente. E purtroppo invece spesso sono nelle cucine tra i luoghi più angusti che ci sono, perché magari soprattutto questo capita nei locali un po' caratteristici, per esempio anche a Roma, o stanno sottoterra o stanno da una parte molto ristretta, angusta, con luoghi caldi, mentre invece l'idea dell'open space è una cosa carina, per esempio vedere una nuvola di yogurt come viene fatta. Poi non so se ci sono dei copyright su queste ricette, sicché vengono, diciamo, tutelati da occhi indiscreti i momenti della preparazione. Questo adesso non lo so, Giancarlo vedo che ha un po' di problemi a tornare. Segreteria telefonica, attendere, prego. Sì, risponde la segreteria. E quindi non so se potrà tornare Giancarlo per darci questa, per dirci se appunto ci sono dei copyright sulle ricette, però certo ci sono il tiramisù scritto con i trattini. Che cosa sarà? Un tiramisù fatto in 5 porzioni tra in braille, loro... Non lo so, forse è un tiramisù in braille, oppure con i messaggi quelli cifrati, non lo so. Comunque guarda, Giancarlo ci ha fatto assaggiare l'antipasto e poi ci ha abbandonato, vediamo un po' se... Pronto? Forse io non capivo, mi dà ciao Giancarlo. Strano. Pronto? Sei tornato in audio. Ti sentiamo. Giancarlo, ci siamo online? Sì, sei online. Sì, stavo dicendo allora che il criterio della grande qualità è il fatto che le cose siano fatte con buoni prodotti e l'ultimo momento, quella che noi chiamiamo anche la cottura espresso, queste modalità qua. Allora è chiaro che può capitare in un ristorante che non è stellato che quella cosa è stata fatta quel giorno lì e che non sono cose già preparate sotto vuoto e tutte queste cose qua che possono dare ancora un buon risultato, ma mai quello della freschezza fatta sul momento. Allora, una zuppa semplicissima, appena fatta, di ceci, è da 3 stelle Michelin. E questo è il punto. Quando noi facciamo da mangiare in casa, chi fa da mangiare in casa, se sa appena fare qualcosa, sta mangiando già a livello di una stella Michelin. Gli spaghetti alla carbonara fatti dall'amico, se è bravo, sono già quello. La questione è che se invece nel ristorante hanno già la panna mescolata con l'uovo, eccetera, per tutta la giornata, lo mangia la sera, la beve la mattina, il formaggio è già stato grattugiato da qualche giorno e tutte queste cose qua, per non parlare di pasta precotta, eccetera, quella carbonara lì non sarà eccellentissima. Certo. Giancarlo, in questo senso, secondo te è giusta un pochino la regola di massima di sfuggire, anzi di rifuggire dai circuiti più turistici? Quelli che insomma hanno una grande affluenza e che necessariamente devono arrivare a questi compromessi con l'express, come dici tu, cioè la cosa fatta sul momento? Ma è a ciascuno di informarsi sempre al meglio di dove va, anche quando uno è in un paese può chiedere al giornalaio, al tabaccaio, dov'è che si mangia bene, alle informazioni che danno del turismo di quel posto. Solitamente incrociando queste cose sono abbastanza veritiere e si sa come si mangia. È chiaro che se noi parliamo di ristoranti stellati, al livello in cui sono, i prezzi che fanno e tutto,
non ci dovrebbero essere cattive sorprese, però occorre anche verificare che cosa vuole mangiare qualcuno, perché se intende mangiare è una cosa, è d'accordo, mangiare bene, degustare le cose, ma se intende, che ne so, un'esperienza metafisica o semplicemente metafisica sociale, per cui farebbe parte di quel giro e va a mangiare in quel posto, può anche darsi che non si trovi d'accordo per come mangia. Cioè, occorre anche lasciarsi, come dire, a seguire quelli che sono i propri criteri. Cioè, io vedo che se è di questi ristoranti che si tratta, che qualcuno mi fa la faraona dragoncello con quel vino bianco, bla 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 bla, bla, mi piace, le informazioni sono quelle. I ristoranti solitamente esistono da molto tempo, queste cose, può andarci. È così, cioè non sarei tutto bianco e tutto nero, incrocerei un po' di informazioni, non si tratta, perché poi si rischia, come dire, di perdere quell'occasione che è interessante. Io sto molto attento per quanto riguarda i libri, a queste sorte di pseudolibri osannati, eccetera, però se c'è qualcuno che ha successo ed è e fa libri di valore, come è stato il caso per esempio di Giuseppe Pontigia, attenzione, perché era così famoso e consigliere editoriale da Mondadori, da Delphi, eccetera, che distinto, no, se avessimo seguito quel criterio lì l'avremmo lasciato perdere, e invece non era assolutamente da perdere, per cui non cerchiamo l'applicazione manicheista, tutto bianco tutto nero, incrociamo un po' le informazioni e tra l'altro a ogni livello è un po' così, cioè anch'io, insomma, prima di entrare un ristorante dove non sono mai entrato, a parte se sono sparso per il mondo e che quello è il posto e non posso fare altro che provare lì, ma diciamo che cerco sempre, anche in quel caso, di avere qualche informazione da qualcuno che ci è andato, eccetera eccetera, e che mi sa che dire. Se poi è appunto la cucina che deve stupire, se piace questa cosa uno ci va, ma se non devo cibarmi di negativi di piatti al cubo, non c'è bisogno che ci vada, però appunto a ciascuno di discriminare. Che cosa dite? No, ma quello che dicevamo prima con Riccardo, io adesso non so, Donato, se ci dice quanto abbiamo fatto, così vediamo un pochino anche quei tempi come stiamo, è che tutto questa presentazione, che spesso sembra appunto una terminologia nuova, sicuramente, poi magari due cose abbiamo detto, che magari poi questa presentazione non rivela effettivamente dei piatti effettivamente nuovi, e poi che certe volte il puntare, appunto, come capita in alcune di queste ricette, soltanto sulla terminologia lascia completamente nell'ignoranza quello che sta leggendo su che cosa sia, perché profumo di mare possiamo immaginare che sia qualcosa di pesce. Lo immaginiamo, insomma, intanto, così. Intanto sì, però è chiaro che nel caso c'è una mentalità comune, ma non una strategia, perché non è la Michelin che può decidere di quei titoli, mi pare. Cioè, quei titoli sono dati dai cuochi e dai ristoratori assieme. E quindi sono tendenze che c'è una tendenza allo storytelling, cioè a darti il titolo di una ricetta che ti manderà a un prossimo appuntamento, un altro appuntamento, no? Che sembrano dei romanzi. Poi c'è questa tendenza geometrica, che non so perché uno preferisca scrivere cilindro di cremoso al cioccolato piuttosto che scrivere cremoso al cioccolato. E se vuole mi dice in guscio cilindrico di cioccolato, però scrivere la geometria prima del piatto, anche lì c'è qualcosa che da leggere ancora. Ecco, ci sono varie di queste tendenze. Può darsi che, constatato negli anni il funzionamento di alcune ricette per gli altri, però questa tendenza al massimo direi che è un quinto delle ricette, quindi non è generale. La tendenza generale è quella sobria di dare la composizione del piatto, per cui anche se ovviamente noi non abbiamo mangiato il semifreddo con la liquirizia caramellata e cristallizzata, quantomeno però è un semifreddo con un prodotto che conosciamo, non lo sappiamo. Ma per esempio le consistenze d'estate, c'è una didascalia poi che dopo spiega cosa sono? Non ho capito, scusa. Le consistenze d'estate, c'è una didascalia che poi spiega cos'è questa ricetta? Sì, faceva parte di un titolo più lungo, sì, forse all'inizio della ricetta.
consistenze, ma sì, ci sono consistenze, momenti, i profumi di una passeggiata sul Po, questo è storytelling, però uno non sa che cosa mangia, quindi è quello che dicevo, che stiano testando anche queste altre modalità, perché se per caso per quel tipo di clientela lì, che anche quella non sarà uniforme, perché non possiamo dire che ci va l'avvocato, ci va quello che ha i soldi, perché anche tra coloro che hanno disponibilità o sono professionisti, eccetera, non sono uguali, hanno gusti differenti, ci sarà anche lì l'intelligente, il bello, il brutto, il cretino, lo scemo, ok, non è quella la questione, però che ci siano queste tendenze, no, che vanno in direzione di non dare... di che cosa è fatto il piatto in queste modalità qua, oppure di dare queste informazioni che sembrano all'incontrario, ti do la forma ma non il contenuto, eccetera, può anche darsi che sarebbe, questo qua bisognerebbe chiedere a chi fa queste ricerche di mercato quando ci sono, cioè, può anche darsi che funzioni. A me sembra, era la mia domanda che è anche la tua, ma c'è gente che leggendo queste ricette va perché ha letto questo titolo? A me sembra quasi di no. Quando non eri in linea con Riccardo abbiamo chiosato, poi Riccardo ti deve fare una domanda su una cucina che è un tipo di cucina, sì, che ha scoperto, che ha trovato. Quello, dicevamo prima che, anzi commentavo io, che si punta soprattutto su questi nomi e probabilmente ci si indirizza ad una classe, diciamo, sociale di persone che è disponibile a scommettere, perché poi diventa una scommessa in certi casi, però anche costosa, e che non si pone nessun problema se dopo aver speso, non so, 100, 150 euro, non ho idea, sì, a persona ne esce completamente deluso. Ecco, diventa anche una questione di classe, insomma, potersi permettere questo tipo di esplorazioni. Penso di sì, c'è questo aspetto c'è. Che poi ne ho accennato, che poi si riconoscono tra di loro perché sono andati lì e hanno mangiato il profumo di neve croccante, può anche darsi che esista. A me sembra strano che comunque riesca a diventare una tendenza, come già è diventata, è anni che c'è qualcosa di questo, ho sempre letto delle stranezze, però così concentrate, così... E così tutte queste robe smontate, al contrario, il vitello stonnato e tutte queste cose qua, è una modalità di parlare, è come un vezzo, se noi prendiamo 100 libri, 100 romanzi italiani e li leggiamo adesso di fila, ci accorgeremo subito dei tic, come quando, a me capita, l'ho fatto e lo faccio ancora, faccio la revisione di alcuni libri, ma accorgo subito che c'è, oppure che leggo un libro, io ho letto un libro recentemente, non l'ho uscito, di 500 pagine con... perlomeno 500 errori, una cosa stranissima, vuol dire che nessuno ha letto la fine di questo libro, ma per esempio lo scrittore di questo libro continua a dire in buona sostanza, cioè quando tu leggi 500 pagine, in buona sostanza ti salta agli occhi, è la stessa cosa, sì, che mi è capitato leggendo queste ricette quest'anno, leggendo tutti i titoli, le ho lette tutte i titoli, li ho spulciati da mestiere, e mi sono trovato con questo in buona sostanza che era tutta questa modalità di logica ironica, al contrario, assurda, il cuoco che può fare evidentemente le cose che gli altri non possono fare, no? Per cui ho parlato con ironia di cuoco divino. Sì. Ecco, che questa tendenza funzioni per varie ragioni, beh, non funzionerà per le ragioni gastronomiche che stiamo cercando. Però magari Giancarlo, io volevo interromperti. Giusto un secondo, soltanto perché prima si parlava con Gianni quando tu eri diciamo irreperibile per noi, sì, di Liberi TV, di una cucina che ho scoperto su internet questo pomeriggio, che è la cucina molecolare, ne sei al corrente? Ci sono praticamente delle ricette di questo tipo di cucina che è nata negli anni 80, che vogliono trasformare la cucina vera e propria in scienza, mostrando e studiando le trasformazioni degli alimenti durante la loro preparazione. E tra l'altro in Italia lo studioso più conosciuto è un certo Davide Cassi, che sperimenta, infatti su YouTube ci sono un sacco di video, e anche questo è un modo strano di vedere delle ricette
non conosciute. Cioè, io ancora non ho visto un locale di cucina molecolare e dicevamo con Gianni sarebbe carino vedere un locale totalmente open space, trasparente, dove si cucina e magari vedi anche quello che gli cade la pietanza e la raccoglie davanti al cliente. Sì, non ho capito la questione però, e non sento tutte le parole. No, la questione era, esiste addirittura la cucina molecolare? Sì, la cucina molecolare, sì, c'è un tecnico, un biologo fisico francese, si sono associati, ha lavorato anche con il Ferrand Adrià, eccetera, hanno scoperto alcune cose, cioè in particolare hanno scoperto alcune colture fatte con l'azoto, e ci sono delle varie trasformazioni, se noi buttiamo un cucchiaio di panna nell'azoto liquido diventa un gelato all'istante. Sì, sono, come dire, occorrerebbe un'analisi, qua ci porta lontano dal tema delle ricette, cioè è un'altra questione ancora, però sarebbe da valutare la questione delle tecniche, no? È chiaro che una tecnica decide anche di un'opera. Cioè, quando sono passati dalle tempre all'olio, quando hanno cercato, che ne so, la battaglia di Anghiari di Leonardo è venuta giù perché mi sa che con l'uovo certe cose non le puoi fare, eccetera. È chiaro che una tecnica è anche una nuova invenzione nella cucina, no? Abbiamo buttato un uovo in spaghetti con un po' di cipolla e un po' di guanciale, abbiamo inventato la carbonara, così fu. Quindi io non ho dei pregiudizi rispetto alle tecniche nuove e anche alle cose piacevoli, voglio dire, che Cracco mi faccia l'uovo quadrato o che, anche se non è noto, io continui a fare una patata a forma di diamante o una mela a forma di diamante che metterò sulla copertina del libro di 250 ricette di mela in pasticceria, sì, però non è quella la cucina, voglio dire, è molto bello che io faccia un diamante a forma, una mela a forma di diamante, però è la torta che ci metto sopra, questa decorazione, che è importante, perché poi non, sì, posso anche mangiare questa mela, ma è una mela tagliata, non è che sia, ecco, che una tecnica porti delle ricette, alcune cose, altra cosa che ha fatto Ferrand Adrià e che hanno seguito in tanti, che si possono fare delle cose buone, le espumas, che sono delle mousse fatte col sifone per montare la panna montata, che poi è stato variato appena alla sua bomboletta, eccetera. Però è chiaro che noi mettiamo dentro qualche cosa di gelatinato o di agglutinato con fecole o di grassi, come può essere appunto la panna, che di natura con questo gas funziona, e noi abbiamo una mousse, di una spuma di tonno al basilico e all'aceto balsamico, bla bla, ma sono cose buone. Però io non vivrei mangiando una serie di spuma tutti i giorni. E quindi, d'accordo, è una tecnica, ha portato qualcosa, ma non sposerei la tecnica, no? Qua c'è questa modalità per cui dopo diventano gli addetti di quella tecnica, secondo me fanno anche delle associazioni, dei club, eccetera, insomma, si potrebbe fare un film sulla questione. Perfetto. Bene, Giancarlo, io a te darei la chiusura della. Sì. No, sì, Gianni, siccome insomma siamo ormai sui 40 minuti passati, darei a te le conclusioni. Sì, abbiamo, per dire così, abbiamo fatto una. Ho la sensazione che abbiamo fatto una trasmissione pilota, no? Ne facciamo tante, questa è un'altra. Per cui abbiamo aperto un po'. Cioè, noi troviamo poche di queste cose scritte sulla cucina. Che non so, citatemi qualcuno che abbia fatto un'analisi linguistica di queste ricette, di questi titoli, non lo saprei io. Quindi di aprire un po' anche questi aspetti sono state affrontate anni fa, negli anni 60-70, gli aspetti sociologici di queste cose, come è stato un simbolo, eccetera, però insomma ci sono anche varie cosucce, no, da dire proprio parlando di queste cose, e quindi io ci darei darei l'appuntamento per qualche altro incontro, tra le cose tra l'altro che sono emerse, che potrebbe essere di discutere di varie cucine o di vari aspetti della cucina che primeggiano nella società e cogliere delle cose interessanti qua e là, insomma, non c'è questo tipo di lavoro. Ci diamo l'appuntamento su altri incontri
Certamente, Liberi TV sarà pioniera, esploreremo questo nuovo settore, diciamo, dell'intrattenimento sul web, grazie a questa grande web TV che è Liberi TV, e quindi prossimamente con Giancarlo Calciolari, con chi vorrà essere con noi, il nostro psicanalista, chef psicanalista. D'accordo Gianni, grazie a tutti allora, buona serata, d'accordo. Saluti a Riccardo. Alla prossima. Grazie Giancarlo, buona serata a tutti. Grazie, ciao.